Mi sveglio. Mia moglie non è a letto. Probabilmente si è svegliata prima ed ha portato la bambina a scuola. Mi alzo per andare a fare colazione e mentre attraverso il corridoio vedo di sfuggita mia figlia che parla e gioca con il fratellino nella sua stanza. Non è ancora andata a scuola, ma forse Barbara si sta ancora preparando e usciranno tra poco, penso. Non ci faccio caso e vado diretto in cucina, dove trovo la colazione sul tavolo. Che cara, mi ha anche preparato la colazione. Sono proprio fortunato, dico sorridendo. Finisco di mangiare i cereali e do il buongiorno ai miei due bambini, Marco e Francesca, con un bacio. Lui mi sorride in un modo alquanto bizzarro, ma come fa di solito. Al contrario, lei non mi rivolge nemmeno lo sguardo, si limita a salutarmi con la mano. Assurdo, non sembra nemmeno lei. Di solito mi abbraccia. È da ieri sera che si comporta in modo strano. Penso mentre salgo nella mia macchina e mi allaccio la cintura. Metto in moto per partire quando vedo un messaggio di Barbara sul cellulare. Tesoro, ieri sera il piccolo non stava bene. Quindi stamattina l'ho portato dal pediatra. Ti ho lasciato la colazione sul tavolo. Puoi accompagnare tu la bambina a scuola?